Buon salve, Zalve Zalvini. Guarda qua che brufolone enorme. Se sei pronta? Ferma. Vabbè, dai, tagliamo. Fatto, ho tagliato un capello. In verità ha già tagliato una ciocca, guardate qua. Povera ciocchina. Una ciocca alla volta è un po' difficile però. Però prima pettinali. Cioè, almeno così sei più sicuro. C'è pure Daniele. Che è Santa Rita, la vieni qua. madò, esplosione! Like, perché taglio i capelli alla mia ragazza? Dovevo farlo più spesso. Ti saluta Fabio. Ciao Fabio, non posso guardare che sennò qua taglio la testa anche alla mia ragazza. Lì dopo te la taglio io. Fai qua quella spazzola prima. Ma sta zitto, sono io il tail. No! Sì, invece sta succedendo. Ah, c'è il Francesco, il nostro vecchietto mixerista. Vai. So solo che i tuoi genitori appena tornerai a casa ti uccideranno. Faccio scalate un po'. Vedi che dice di pettinarli? Mannaggia, Sono pettinali! Vedi, te lo dico pure io! professional. Mamma mia, iper professional. Togli Tetacci. via i nodi, togli via sti nodi, togli, taglia tutto, stacca, stacca. Stacca, attacca, neanche stacca, 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 attacca. No, stacca, Sì, ma buona fortuna ad Anna, se ti vede il Gino ti uccide. Chi è il Gino? Gino Vagino? Ah, è Gabri Gino, ok. posso farlo io, metti casi. Ma taci, bestia. Adesso gli chiedo, Vera, vieni qua, dammi una mano qua con sti capelli, va. Oh, taglia solo il biondo, guarda se mi tagli il nero perché giuro che ti stacco la testa. Anna, devo fare un po' scarate, eh. Dimmelo e fai dopo, adesso taglia il biondo solo. Sto tagliando! Sì, però ha staccato un po' di nero. Oddio, sei pazza. Ami, rovinatissimi. Adesso, Tagliamo, facciamo vedere. cioè, ti faccio vedere. Guarda cosa cazzo gli è successo. È tutto incollato. Cioè, si nota. Non riusciamo neanche più a È slegarli. tutta paglia. Non riusciamo più. Infatti adesso è abbastanza critica la cosa. Infatti devo andare pian piano, perché... Prima pettina. Sì, magari non la c'ho. Tutti i tuoi biondo, torni nera come una volta. Dopo? Oh, finalmente il mio amato nero dopo. Dopo un anno alla fine. Infatti Anime Expo dell'anno scorso, settembre, dopo un anno e un mese circa. Ne Erano i miei expert e li ho rifatti bionda. è poco prima. No, poco dopo, scusa. Vabbè, Dai, te la stai cavando bene. L'importante è vero che mi dici tu che me la sto cavando, quindi potrò fare il parrucchiere. Dall'altro verso il basso. Dall'altro verso il basso. Quindi devo rasare a zero? No, Quindi devi. direttamente qua tirare. Ah no. Invece che fare dritto, ecco, invece che fare così, dritto, dall'alto verso il Quindi basso. così? Sì. Ah, per fare lo scalato? No, per tagliarli in generale. Sei andato un nero. Taci. Non è nero, vedi che sono due punti fini. Che poi è carino così, sul biondo, nero. State insieme, giusto? Stiamo insieme? Sì, stavamo insieme, adesso... Ah, grazie, taglia meglio, Fra. Grazie. Ti ringrazio anch'io che mi hai salvato da un taglio sceno. Quindi è colpa tua se mi viene male. Cazzo ridi che... Ma cosa fai? Giulia, purtroppo si fa, si deve fare. Non ne potevo più dei capelli. Erano tutti paglia, quelli biondi. Cioè, stiamo tagliando almeno quelli biondi. Lo so, poveri, si sono rovinati per colpa della colorazione.
Ops, ho tagliato una cioccona nera. No, scherzo. Dov'è il coltello? Dov'è un coltello? Sto scherzando, non li ho tagliati. Ah, è arrivato pure una cioccona. Ciao, Dorothy! Hai visto cosa si fa? Il tuo ragazzo non glielo fai fare, anche perché lui è russa adesso, probabilmente, conoscendolo. E non fa dormire la gente negli hotel ultra figli di ultima generazione. Tipo Rimini? Tipo Rimini. Si giri? Allora, ora gliel'abbiamo tagliati tutti. Sì, dopo li dobbiamo scalare bene. Oddio, scalare io non li so fare, però. Faccio io. Sai fare? Sì. Tu taglia con la ciocca dietro, non ne posso più. Ma proprio cioè, raga, e se ma qua c'è il nero e il biondo, cazzo. Tu taglia solo il biondo. E poi dopo... Ti sembra facile tagliare... Girati che mi serve la luce. Girati che mi serve la luce. Allora, aspetta, i miei capelli. Taglia il biondo e poi dopo snodiamo il resto. Taglia il biondo? Come se fosse possibile, Tu taglia il biondo per ora. Tu taglia il biondo, ok. E poi dopo snodiamo il resto. Il problema è che ha da diverse altezze. Tu per ora taglia quello che riesci a tagliare, poi dopo snodiamo e tagliamo il resto. Ma ti è finita la cicca? No. Siamo sicuri? Sì. Tieni. Ma gli vengono corti se li tagli lì. Ma Nganga! Gli vengono corti. Grazie Giulia. Meno male che grazie a te me l'hai detto perché non ci arrivavo. Lo so Giulia che gli vengono corti. Per fortuna sotto, scusa, fagli vedere. Comunque sotto ne ha un'altra di cioccona. Però il problema è che... Cioè, è stra rovinata. Adesso sto provando a tagliargli solo il nero. Cioè il biondo. Non mi odiare, scusa. L'hai fatto? Sì. Oh, finalmente. No, nel senso, non mi odiare, ti ho tagliato via tutto il nero. Ma che... Aspetta. No, vabbè, sono poco. Oh, ecco qua. Ok, vedi Giulia? Comunque, aspetta, facciamo vedere. Adesso, se li affattiamo in teoria... Dammi. Posso fare io? No, deve far lei. Ma sopra gli vengono diversi dagli altri, ma tipo un parrucchiere? Ma tipo no, vogliamo risparmiare, ok? E poi io sono già un parrucchiere. Non vedi che bei capelli? Ma in teoria adesso stiamo vedendo un secondo di fagliere giusti. Adesso devo imparare con i tutorial di Salvatore Arrazzula. Sicuro anche su questo ho fatto un tutorial. Di sicuro ho fatto un tutorial e impariamo come tagliare i capelli. Minchia, per 20 euro. E 20 euro su tanti! Io ci vado a puttane con 20 euro. Anch'io. Vedi, anche lei. Comunque Giulia, tranquilla. È tutta una messa in scena, è una parrucca questa. Credici. Da notare, anche questi qua sono capelli finti, tranquilla. Oh, sai che mi sento una liberazione? Aspetta. Bastardi. Con che cattiveria gli ha detto? E poi i cinesi l'hanno già detto, hanno detto che sti capelli dedagliarli, poveri un cazzo, che cazzo, che non mi fanno dormire la notte sti cosi, perché mi volano nel naso. Mi volano nel naso, ma pensa, ma dai, sei sempre gentile, Pri. Ecco, infatti, quindi non ti lamentare. Comunque ne abbiamo ancora, perché lei in teoria adesso non li fa più... lo ha scritto lui. Digli a Luigi di fare Super Mario e di andare a fare l'idraulico.
Povera Anna, se gli fai tagliare. No, non è che sono io, per realtà si sono rovinati, ma comunque li dobbiamo fare lo stesso corti. Adesso stiamo tagliando, delimitando solo la parte da tagliare, tranquilli. Stiamo facendo un flame in pratica. Sì, esatto. Sì, lo so, perché non sei tu che scrivi queste cose. Di solito tu pensi solo, invece. No, sto scherzando. No, comunque Bella. adesso stiamo solo delimitando, tanto poi la cosa sarà corta, quindi è già a prescindere. Puoi sempre andare a Un telefonare. capello alla volta. Cosa c'è? Taglia sempre dall'alto verso il basso. Sì, così, sai cosa vuol dire? Non scherzo, ci venivi a trovare e facciamo i capelli a lei. Ah, Francesco, sì, ma fra, abitate proprio un pochettino lontani da noi. Dove sono? C'è Sofì che mi ha scritto. Cosa? Non lo so cosa mi ha scritto, so solo che ha scritto, quindi o non ha guardato la diretta. Come faccio ad aprirlo? Non Aspetta. posso. No, e mi va in attesa la. Mi va in attesa. Ah, ok, grazie, e poi un messaggio. Non lo sapevo che potevi fare sta cosa. Vedi che te passi più tempo di me al cellulare. Ovvio. Vi piace come taglio i capelli? Anche voi donne, venite da me. Non mi conviene. Soprattutto tu, Marica, Marica, che ne hai bisogno? Anche no. Giulia, non ti lamentare. Ti puoi girare al posto di guardare Facebook? Leggere i Te li messaggi. leggo io, tranquillo. No, io non li taglio. Così con dei filini di biondo mi piacciono. Vero? Questo tagliare. Ok. Ci tengo i miei capelli. Non è vero, Marica, che ci tieni. Amore, stai su con sta cazzo di testa? Thank you. Mio Dio, sei tornata nera. Problemi? Cosa posso fare io? Chi ti salva? E cosa fa? Fabio, sei sempre lo stesso. Ti saluto mio fratello. Non mi dire che sta ritrasmettendo tutto su YouTube. Non vedo un parrucchiere da un anno e me li sistemo da sola pure io. Kitty, allora vieni qua che ti faccio i tuoi anche di capelli. Che son bravo io. Vedi come son bravo a fare sti. Ma porca troia, sti capelli. Anna, se ti giri ancora, io devo. Sto sistemando. Se te ti giri, io non vedo quali cazzo avevo appena sistemato. Voilà, eh? Modestamente, ragazzi.
E tagliato via tutto il biondo? Non lo so. Sto guardando. Però hai ancora delle punte. Le lascio o... No, toglio. Tolgo tutto, ok. Allora devo prendere un po' di margine dal nero, te lo dico. Se no aspetta, faccio io adesso da qui in poi. Sì, che è spiritosa questa ragazza. Da, dov'è la... Cosa? Il pettine. Non lo vedevo. Cioè, che altro mi... Allora, decidiamo un po' che fare di sti capelli. Ti devo prendere Google? Potevo anche tirarli giù così. Guardate come le prende a sberle. È tipo... Di là c'è il saldatore ancora acceso sulla scrivania. Probabilmente ha già preso a fuoco tutta la scrivania. Ok, non ha preso niente fuoco, tranquillo. In 10 siamo, incredibile. Ma usare una forbice no, e non capisco perché usi il rasoio. Raga, non è un rasoio, è il tagliacapelli della... Hangminton, che costa 128 euro solo perché ha la lama in ceramica. Non è il rasoio. Cioè, questo è un rasoio. Questo, non quello. Ok, passiamo adesso. Però è vero, potevo fare anche la funzione scalato. Ciao, Fra. Ok, passiamo alla forbice adesso, sì. Te la vado a prendere. Questa mi sa che siamo... Non ce l'abbiamo. Non avete una forbice? Non ho quella... Fabio, Fabio. Due volte Fabio. Ho perso la forbice. No, ce l'avevo la forbice. Dimmi una bella e la Madonna. E la Madonna! Ah, adesso ho capito che è Francesco. È fra della... Della Stefania. Ah. Praticamente lo stesso taglio di 2 anni fa. Mi raccomando, quella punta arrotondata. Come hai dato pure tono. Sono ma perché quelle dall'elettricista mi dai? Sono pur sempre da, per i fili, quindi... Era la battuta. Allora. Intanto cerco l'altra, io non trovo più l'altra. L'ha usata mia madre per le cavie e poi da lì è sparita. Sta avendo un successo della Madonna. Ciao Giulia. Chi è Giulia? La sto andando a preparare il pranzo. Brava, cucina anche per noi, fai qualcosa di obeso. I tacchi li hanno mangiate, probabilmente, perché avevano fame. Ci vediamo Luca, che non ci siamo, però a dettagli. No, esatto. Noi lavoriamo, non cazzeggiamo come voi. Ma povera. Oh. Credo che siano entrati nell'inquadratura. Stavo guardando se sono dentro la scatola, ma non sono qua dentro, quindi... Ho fame pure io. Ho sbagliato scatola, amore, devo trovarla. Eh sì, guarda, non mi hanno dato i giorni, quindi non riusciamo ad andare. Più che altro che adesso hanno bisogno, quindi non riusciamo ad andare. Qua ci sono le misure, però. Scusa, amore. Ma posso, non scusa, ti voglio mettere il cavo in faccia, però sto cercando la forma. Ma se vado a comprarmi una tinta nera? Perché devi farti una tinta nera? Perché li vorrei, voglio neri, non li voglio del mio colore naturale. Non ti fai più tinte. Anche perché per farla sporcheresti il tappeto e mia madre ti inculerebbe, quindi... Ciao, sì. Nora! Sì, ma è nera. Adesso lo sai, purtroppo. Porca puttana, mi stavo ammazzando. Sto vendendo è stato tato. Vado a cercare di lasciare. Questa forbice non si riesce a lavorare, però da elettricisti. Vabbè, sei un elettricista. Vado a cercare. Io se riesco. No, aspetta. Vengo su a Novegro. Noi ci siamo a Novegro, vero?
Sì, noi a Novegro penso che ci siamo proprio. Come cavolo si usa un tagliacapelli? Ok. Come si sistemano? Prova questo. No, vabbè. Cos'è? E ti dicevo di farti la tinta. Sì, ma sono già bruciati. No, non fare così, così no, taglio così no, proprio. Stai fermo. E sto facendo schermata. Devo vedere se ho money. Ecco, brava. Così. Per cosa devo vedere? Per venire a Novegro, credo, o per andare a Ah, Lucca, ok, una delle ottimo. due. Adesso, hop, così, zoom. Amore, stai buttando tutto tranne dove dovresti Chi se ne buttare. frega? Poi puliamo. Ma non devi fare la deco per il mio. Sì, lo so, Nora. E Nora, buonanotte, Amina. Però il problema è che. Ah, dove c'è qua il negozio è un casino, perché tipo gliela devi preordinare dopo che ce l'hanno bene. Luca ce l'ha sotto il culo, Giulia, Giulietta, mondi a casa t'aspetta. Non c'entra un cazzo, No, ma. Va esatto. bene. Ma io ho delle forbici da. Sai quelle forbici ultra fighe, non le ho proprio. A Giulia gli piacciono le cose sotto il culo. Se forse era meglio asciugarli, amore. Eh no, di solito non si asciugano i capelli prima di Insomma, per tagliarli. capire. Poi ti chiamo che ci aggiorniamo, ovvio. Sì, ma Ami, tu non so se hai in mente dove abito, anche se sei venuta. Ti ricordo che noi, per farti capire, l'immensità del cazzo che ce ne frega, guarda quant'è vasta. Cioè, tu dimmi dove le trovo, a parte qua dove c'è Heidi e qua dove c'è il pastore che fa ciao ciao, dove vado a comprare la tinta? Cioè, siamo in mezzo a nulla. Vabbè, dai, le lascio un po' bionde. Ma dai. Asciughiamo. Asciughiamo? Vai. Processo di asciugatura. Porta al fondo. Gli darei sacchete via. No, stavo pensando di fare il caschetto, però vabbè, così va bene, sono abbastanza lunghe. Vai, porta al fondo, porta al fondo. Porta al fondo. Oh, ci c'è. Non comandare a caso, Ancora troppo biondo. merda, mi sa che. Ma da una parte sono più corti o sbaglio? No, non sono più corti. Mi È sembra perché ho quando. spostato la riga, quindi sì, da una parte in verità sono più Che corte. bello quando stacchi il rasoio e funziona allo stesso modo, patini. Io vado ad ascoltare un secondo di là il messaggio di Sofì, che magari lei è già partita. Già partito, dobbiamo ancora mangiare noi. È caduto, non si sa. Arrivo alle 2:30 con il mio touch metro là. E Giulia, mio touch metro. Ah no, ma è Marica che l'ha scritto, sbagliato, sorry. No, aspetta, non toccare le lettere. Scusi.
Così sono i giusti capelli. Sembra una pantoia. Chiaramente. La lancia gatti dei Simpson, no? Sembra. Vuoi mettere? Ok. Un euro, due euro, quanto è che devo mettere? 10. No, bisogna del pettine. Hai bisogno del pettine? Quello non ce l'abbiamo. Non avete il pettine? No, perché si era mangiato la cavia, mi pare l'ultimo, che avevamo intero. Se no, vabbè, dai, lascia questo. Aspetta, vado a vedere. Eccomi. Che bello non avere più nodi. Guardate, la vita è bella adesso. Gliel'ho fatti bene i capelli, eh? E cazzo, sono venuti bene, altro che. Non vuoi mettere? Fatto bene, eh? Voilà. Passa? Ci stanno? Ci stanno? Va bene? Va bene, ragazzi, secondo voi? Quindi no, Giulia, hai visto che avevo ragione, eh? Ok, no, no, non pettinarli così, lasciali. Vai. Ottimo. Belli vaporosi. E con questo e dopo questi che me li indosserò tutti io, ci vediamo alla prossima diretta. Bye bye.